Negli ultimi giorni c'è stato un comunicato del Consiglio d'Istituto per i locali del Nobile. È vero? Le do conferma di questa notizia che lei ha ed è un documento che è frutto di certe posizioni della città metropolitana di Napoli che non ci sono sembrate in linea e trasparenti. Mi spiego. Il 27 giugno 2023 città metropolitana dà un'ala dell'edificio posto in Viale Garibaldi qui a Nola a noi restituendocelo e togliendolo al liceo Albertini. In data 7 di novembre invece la città metropolitana con un decreto a firma dell'ingegnere Pasquale Gaudino, responsabile dell'area tecnica, revoca quella disposizione e dà i locali al Masullo Teti di Nola. Quindi questi locali al Masullo Teti vengono assegnati, cioè, o no? Al Masullo Teti vengono assegnati, ma sono locali che a tutt'oggi, 4 gennaio 2024, non risultano affatto occupati. E noi, in un incontro fatto negli uffici di Piazza Matteotti a Napoli il 13 di dicembre, abbiamo fatto capire in maniera chiara e forte che quegli ambienti a noi servono. Non servivano, Ma è stata servono. in espansione, è vero? Non solo siamo in espansione, ma noi abbiamo un indirizzo di agraria che ha bisogno di un laboratorio interno. Abbiamo un indirizzo di grafica che ha bisogno di un laboratorio interno. Abbiamo una nuova classe da quest'anno di meccatronica che ha bisogno di un laboratorio. E poi consideriamo anche che quel plesso ad oggi non è servito dagli ascensori che consentono l'abbattimento delle barriere architettoniche, per cui alcuni diversamente abili motori avevano bisogno in quel piano terraneo di un ambiente dove poter effettuare attività complementari all'insegnamento. Ecco perché io dico ancora, e il Consiglio d'Istituto ha ben Non suggellato, è un ospizio. no, e hanno tolto un nostro diritto ad avere quei locali per dare piena attuazione all'articolo 34 della Costituzione italiana. Quindi ci sarà anche il secondo Pentei. Noi abbiamo già organizzato per il giorno 20 ed il giorno 21 di gennaio, prossimi venturi, un secondo appuntamento di scuole aperte, nel quale vorremmo mettere in evidenza soprattutto i nuovi indirizzi di studio che ci sono stati Li decretati. vogliamo ripetere questi nuovi indirizzi, no? Certo, il 21 dicembre ultimo scorso, con delibera di giunta della Regione Campania, a questa scuola sono stati accordati servizi culturali e dello spettacolo in orario diurno, che consentirà agli alunni di poter avere studi e laboratori per gli audiovisivi, per il disegno, per il designer, per i filmati, per il cinema. Ed abbiamo avuto anche la decretazione, sempre in orario diurno, dell'indirizzo di moda ed abbigliamento Made in Italy, quello che noi già al serale abbiamo come tessile sartoriale. E a giugno ci sarà lo scambio ancora con l'istituto di Novara. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità a proseguire in questo gemellaggio. La cosa dovrebbe realizzarsi, è un cantiere aperto e se così fosse, saremo noi a far visita all'Istituto Omar di Novara. Porterete la festa dei gigli, è vero? O no? Tutto è stato fatto in rapporto a questo bene immateriale dell'UNESCO che per i nolani è rappresentato dalla festa dei gigli. Certo, lo abbiamo fatto quando loro sono stati nostri ospiti, lo faremo ora che ricambieremo la loro gradita visita.